Ma lo sapevi che esiste un colore che danneggia i tuoi occhi? È incredibile come qualcosa di così apparentemente insignificante come un colore possa influenzare il tuo umore, stato emotivo e persino la tua salute. Inoltre, un colore particolare può farti sentire calmo e rilassato e allo stesso tempo danneggiarti irrevocabilmente la vista. Come mai? E che colore è? Lo scoprirai molto presto. Ma prima di tutto, premi il pulsante iscriviti e attiva le notifiche. In questo modo non ti perderai nulla su Il Lato Positivo. Conto alla rovescia da 9, nero. Il nero è tipicamente associato al male e al pericolo, ma c'è molto di più in questo colore. Secondo il Feng Shui, i bambini saranno più calmi e più creativi se decori la loro stanza di nero. Chi l'avrebbe mai pensato? Inoltre, dovresti mettere accessori neri, vasi, cornici e figurine intorno a casa o nell'ufficio. Questo armonizzerà lo spazio intorno a te. In molte culture il nero è il colore del lutto e della morte. Allo stesso tempo, nell'antico Egitto, questo colore era associato alla rinascita e a una vita felice. Molte persone scelgono i vestiti neri perché sembrano più magre vestite in questo modo. Nel marketing, gli specialisti usano il nero se vogliono che le persone percepiscano i prodotti come seri, esclusivi e lussuosi. 8. Bianco. Nelle diverse culture, le persone associano il bianco a cose completamente diverse. Nei paesi occidentali, il bianco è il colore dei matrimoni, della purezza e della tranquillità. Per quanto riguarda le culture orientali, il bianco è usato nei rituali di lutto e nei funerali. Pertanto è associato alla tristezza e alla morte. Se hai bisogno di creare l'illusione di più spazio all'interno, usa il bianco. Renderà la casa più grande. Ma dovresti tenere a mente che il bianco puro rende le stanze sterili, insipide e ostili. Se ti metti un vestito bianco, sembrerai affidabile, limpido e aperto. Probabilmente dovresti considerarlo quando scegli i vestiti per il tuo prossimo incontro di lavoro. 7. Rosso. Il rosso è un colore molto controverso. Da un lato, alcune persone lo considerano caldo ed eccitante, ed è spesso associato all'amore e alla passione. D'altra parte, questo colore può evocare aggressività e rabbia. Molte donne considerano gli uomini che indossano abiti rossi più desiderabili e funziona anche al contrario. Allo stesso tempo, questo colore non ti farà apparire più bello o più geniale. Essere circondato da molto rosso potrebbe influire negativamente sulla tua memoria. Questo non significa che continuerai a dimenticare nomi o attività, ma con un'abbondanza di rosso molto probabilmente continuerai a ricordare cose spiacevoli. Inoltre il colore rosso tende a rendere più forti le emozioni negative. Ecco perché le discussioni sono in genere più animate nelle stanze dipinte di rosso. Quando vedi questo colore, inizi a reagire più velocemente, perché il tuo cervello percepisce il rosso come un pericolo e si prepara a difendersi. Ecco perché il rosso aiuta negli sport come il sollevamento pesi, dove è necessario utilizzare tutta la forza per un breve periodo di tempo. In altre condizioni, il rosso potrebbe distrarti, ad esempio nello sport basato su strategie complesse e creatività. Quando sei vestito di rosso, le persone possono iniziare a sentirsi caute, impaurite o aggressive nei tuoi confronti. Paradossalmente, il rosso aumenta l'appetito e stimola il metabolismo. 6. Arancione. L'arancione è il colore dell'entusiasmo, dell'eccitazione e dell'energia. Attira l'attenzione ed è esattamente il motivo per cui questo colore è spesso usato negli annunci, nelle divise e nelle squadre sportive e nei segnali stradali. Se ti senti bloccato nel bel mezzo di un progetto, prova a circondarti di arancione. Aumenterà la tua creatività e finirai il compito in pochissimo tempo. I negozi, Leroy Merlin ad esempio, utilizzano la combinazione di arancione con marrone o bianco per farti sentire al sicuro ed evocare la fiducia e l'affidabilità. Se il colore arancione è usato da solo, fai attenzione. Potresti spendere molti più soldi di quanto intendessi in un negozio arancione, specialmente se sei una persona impulsiva. 5. Marrone. Se si desidera creare un'impressione di stabilità, resistenza e affidabilità, scegli il colore marrone. Questo colore può renderti meno irritabile e alleviare la tensione che potresti sentire dentro.
Questo è uno dei motivi per cui molti edifici per uffici decorano i loro interni in beige e marrone. D'altra parte, se usi troppo marrone, puoi rendere la stanza o l'ufficio troppo buia e vuota. Questo colore è spesso usato per esprimere la sensazione di isolamento e solitudine. 4. Rosa. La maggior parte delle persone associa il rosa alla giovinezza, al romanticismo e all'amore. Dipende sicuramente dalla particolare sfumatura del rosa, ma nella maggior parte dei casi questo colore ha un forte effetto calmante. Ad esempio, in alcune carceri, il colore Drunk Tank Pink viene usato per calmare i detenuti. Ma sfortunatamente il colore rosa ha un effetto a breve termine. Dopo che le persone si abituano a questo colore, diventano ancora più eccitati e agitati. Il colore rosa è spesso legato alla femminilità e qualità come gentilezza, compassione e delicatezza. Alcune persone sono certe che il rosa aumenti la loro creatività e abilità artistiche. 3. Verde. Ti sentirai più energico, più felice e meno stanco se fai i tuoi esercizi fisici in una stanza verde. Se la tua casa o ufficio ha sfumature verdi, questo supporterà e manterrà la tua salute mentale. Inoltre, il verde ti aiuterà a concentrarti su cose positive nella tua vita. In questo modo, svilupperai uno stato mentale più sano e più felice. Il verde può migliorare le tue capacità di lettura. Gli studenti che posano fogli di carta verdi trasparenti sul libro che stanno leggendo dicono che aiuta a capire meglio il materiale e ad aumentare la velocità di lettura. Il verde fa anche bene ai tuoi occhi. È il colore più riposante e causa il minor affaticamento degli occhi. Inoltre può migliorare leggermente la vista. Quando guardi qualcosa di verde, dai ai tuoi occhi una pausa tanto necessaria e, come bonus, ti senti emotivamente più calmo. Un fatto curioso è che le persone che lavorano negli uffici dipinti in verde soffrono meno di mal di stomaco. Se ti vesti di verde, le persone ti percepiranno come utile, gentile e premuroso. Questo colore dimostra anche la tua natura compassionevole. 2. Giallo. Il giallo è il colore più allegro di tutti. Le persone lo descrivono come caldo, giovanile, ottimista e amichevole. Questo è anche uno dei colori più visibili e accattivanti. Probabilmente hai notato che è usato sulle strade e nei trasporti pubblici per avvertirti di potenziali pericoli. Interessante, il giallo aumenta anche la sensazione di fame. Questo è il motivo per cui alcune aziende di fast food lo usano nei loro loghi e pubblicità. Ora preparati, il giallo può anche renderti arrabbiato e frustrato. I bambini piangono molto di più nelle stanze dipinte di giallo. Come per gli adulti, tendono a perdere le staffe più spesso in un ambiente giallo. Per di più, il giallo è il colore che affatica di più gli occhi. Li stimola troppo. Se si utilizza questo colore sul monitor del computer, può causare affaticamento degli occhi e, in casi estremi, perdita della vista. Cerca di evitare di dipingere le pareti di casa con questo colore. Tuttavia, se si opta per tonalità più chiare di giallo, può avere un effetto incoraggiante e confortante. 1. Blu. Questo colore è uno dei più controversi. Prima di tutto, è il colore preferito di molte persone. Ha la reputazione di essere non minaccioso, tradizionale e conservatore. Ma tutto dipende dalla particolare sfumatura di blu. Quando guardi il colore blu, ti senti calmo, sicuro e rilassato. Le aziende disposte a proiettare l'immagine di un'organizzazione stabile e affidabile utilizzano spesso questo colore nelle loro pubblicità. Il blu è noto per la sua capacità di abbassare la temperatura corporea e la frequenza cardiaca. Il blu è spesso percepito come il colore della tristezza e della solitudine. Ad esempio, le immagini con un colore blu prevalente sembrano abbandonate e distanti. Non per niente la musica si chiama blues. Per di più, il blu è il colore meno appetitoso. Alcuni dietologi consigliano di consumare i pasti serviti su piatti blu. Questo metodo funziona come per magia per coloro che vogliono perdere peso. Probabilmente ha qualcosa a che fare con il fatto che il cibo avariato diventa spesso blu. Che schifo! Ma le notizie più inaspettate sul colore blu sono che è il colore più pericoloso per la tua salute. Più precisamente, questo si riferisce alla luce blu. Se esponi troppo gli occhi a questa luce, potresti perdere la vista. Questo è ciò che i ricercatori dell'Università di Toledo hanno recentemente scoperto. Dopo che gli scienziati hanno condotto diversi esperimenti, hanno scoperto che la luce blu danneggia la retina dell'occhio. Le lunghezze d'onda blu provocavano picchi di calcio, che alteravano la forma delle cellule.
Di conseguenza, queste cellule sono morte. Nessun altro colore ha colpito le cellule nello stesso modo dannoso. Wow, chi sapeva questo del blu? Qual è il tuo colore preferito e come ti fa sentire? Dicci nei commenti qui sotto. Ricordati di premere il pulsante mi piace, condividi questo video con i tuoi amici e iscriviti a questo canale per stare con noi su Il Lato Positivo.